siamo fregati. Ma che spettacolo, ragazzi. Indimenticabile. Non ci sa nemmeno una fotografia. Oi, oi, oi. Buongiorno. Buongiorno. Ma non avevi visto cartelli di divieto? Mi scusi, antenne come se fosse di scappellamento tra la Pia Tapioca e scappellamento di forestieri. Vabbè, c'è dei forestieri, ma i cartelli di divieto sono nazionali. Guardi, mi dia la patente, per favore. Ecco. Grazie a lei. Lei è il signor Verdirame Augusto di Brescia? Sì, è Verdirame. Io mi chiamo Necchi. Necchi? Allora questo non è la sua patente. Cosa dice? Mi faccia vedere. Guardi, guardi. Ma questo è un mistero. Aspetta, non l'avevi dimenticata a casa? Su, ricostruisci con calma, da qua. Ricostruisci? Io a Porta Prato mi sono accorto di non avere la patente. Sono tornato a casa. Ho claxonato parecchio perché la mia moglie poverina dormiva. E poi gli ho detto di buttarmi il portafoglio. Ma ha buttato il portafoglio e... Oh, ma guardate, è un mistero davvero questo, eh. Ma scusa, di solito dove lo tieni il portafoglio? Dove lo tengo? Nella tasca posteriore dei pantaloni, come tutti. E i pantaloni, quando te li togli, dove li metti di solito? Dove li metto? Sulla seggiola, accanto al letto, come tutti. Appunto. Come il signor Verdirame Augusto, da Brescia. Cosa c'entra? Il signor Verdirame Augusto li metterà sulla seggiola accanto al suo letto a Brescia, a casa sua. Quando è a Brescia, sì. E quando è a Firenze, li mette sulla tua seggiola. Insomma, mi sembra tutto chiaro, no? Come sarebbe a dire, un capisco. Beh, vede, signora guardia, scusi, lei avrà capito, si tratta di un caso delicato, molto comune, sì, ma delicato. Scambio, sì. Sì, sì, vista la situazione, chiudiamo un occhio. Non stia a preoccuparti, signor Becchi. Per me la cosa è chiarita. Becchi! Io... Ecco... Ecco perché ieri sera, quando gli ho detto se andava a fare la zingarata, non si è arrabbiata, non mi ha fatto le solite difficoltà. Anzi, mi ha detto, vai, vai, divertiti. Un po' di puttana, eh? Oh, come ti permetti? È la mia moglie. Ah, sì, perché la mia figliola è la puttana e la tua moglie no. E tu lo dici? Tira via con la mano, sai. Tira via con la mano o ti sputo. Oh, provaci. Tu! Torco giù, perché mi sono scaracchiato la camicia. Via, via, leviamoci di qui. E questo è il modo di partire? Ci si rompe l'osso del collo. L'osso del collo lo rompo anch'io io appena torno a casa. La vendetta è un piatto che va mangiato freddo. Sì, e allora? E allora non farle capire che sai, costringila a tradirsi. Osserva le sue mosse. Non usare la violenza. Usa l'astuzia. Sii astuto come un cervo. Che pischerate tu dici? Il cervo non è astuto. Semmai astuto come una volpe. Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna.